operaio rimane incastrato con le gambe in un macchinario trasportato in eliambulanza al Turrette di Ancona. La manovra col Bobcat durante i lavori all'acquedotto, ma impatta contro una moto. Giovane centauro portato all'ospedale di Pesaro. Da domani si viaggia con il Green Pass, salvo i trasporti locali e regionali. Il passaporto scatta per aerei, treni e bus. E sulla scuola il Ministero chiarisce, usate l'app che ne verifica il possesso. La conferenza Stato-Regioni dà l'ok ai test salivari. Green Pass obbligatorio, la consigliera pesarese Lisetta Sperindei non ci sta e saluta il Movimento 5 Stelle, passerà al gruppo misto di minoranza. Afghanistan, 50 profughi assegnati alle Marche, in 30 arrivati ieri sera nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino. A Serungarina torna la pedalata alla Perangelica, 3 percorsi organizzati tra sport, bellezze naturali e prodotti tipici del territorio. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'infortunio sul lavoro che si è verificato oggi in un'azienda a Chiusa di Ginestreto, dove un uomo è rimasto con le gambe incastrate nel nastro trasportatore. Servizio di Filippo Pucci. Sono stati attimi di paura e di dolore quelli vissuti da un operaio di 60 anni che durante l'attività è rimasto incastrato con gli arti inferiori tra un rullo trasportatore e le staffe in acciaio di un macchinario. L'infortunio sul lavoro è successo questa mattina alle 9.30 alla Metalplex, una ditta specializzata nella lavorazione del legno situata nella zona di Chiusa di Ginestreto, in provincia di Pesaro e Urbino. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Pesaro che hanno estratto l'uomo dalla struttura e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. Poco distante è atterrata l'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Turrette di Ancona. Il sessantenne, che ha riportato uno schiacciamento alla gamba sinistra e alcune ferite all'altra, è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Ora le indagini in fase di accertamento sono gestite dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell'ASUR. E un incidente è avvenuto questa mattina alle 9.50 a Sant'Andrea in Villis. Un 17enne di Pesaro a bordo della sua moto stava percorrendo la strada provinciale in direzione Fano, quando una volta arrivato all'altezza dell'oasi dell'accoglienza si è imbattuto in un cantiere stradale per i lavori sulla rete idrica, delimitato e regolato da un semaforo temporaneo per consentire il transito a senso unico alternato. Secondo i rilievi, il ragazzo che stava percorrendo il tratto di strada adiacente al cantiere è stato colpito da un bob intento a fare manovra. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato sbalzato fuori dalla strada a ridosso di una quercia finendo a terra. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all'ospedale San Salvatore. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. Si è spento all'età di 79 anni Alessandro Rovinetti, maestro e pioniere della comunicazione pubblica in Italia, ideatore della prima rete civica Iperbole di Bologna e del primo ufficio per le relazioni con il pubblico del paese. Giornalista e docente, insegnò in alcuni atenei italiani, fra cui l'Università di Urbino Carlo Bo. Lella Mazzoli lo invitò per la prima volta nel 2000 a insegnare nel corso di laurea in scienze della comunicazione e nel master di primo livello in management innovativo per le organizzazioni sanitarie, di cui era direttrice. Autore di importanti pubblicazioni su cui si sono formati molti studenti, Rovinetti ha lasciato un'eredità importante che il Dipartimento, fanno sapere in una nota di cordoglio, continuerà a valorizzare e a far crescere in futuro. Da domani scatta l'obbligo del Green Pass su aerei, navi e treni veloci. Allora sentiamo nel prossimo servizio quali sono le nuove regole. Il pacchetto di norme per tornare in classe e viaggiare in sicurezza entrerà in vigore dal 1 settembre. Da domani, infatti, il passaporto sanitario sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico e universitario, così come per gli studenti dell'università. Non è previsto per i ragazzi delle scuole, nuove norme anche per chi si sposta su determinati mezzi di trasporto pubblico e privato. L'obbligo del Green Pass riguarda i treni a media e lunga percorrenza. Si tratta di Intercity e di tutti i convogli dell'alta velocità. La certificazione non serve per i treni regionali. Il decreto varato il 6 agosto introduce la carta verde anche per i voli nazionali. Su quelli tra regioni italiane basterà aver effettuato la prima dose di vaccino, essere in possesso di un tampone negativo o essere guariti dal Covid. Per le rotte europee invece saranno necessarie entrambe le dosi e con validità a partire dal 14° giorno successivo alla conclusione del ciclo vaccinale.
Il certificato sarà obbligatorio anche per gli autobus che svolgono un servizio in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, accesso libero e senza restrizioni per chi si muove con il trasporto locale. Il pass non sarà obbligatorio su metropolitane, autobus locali, tram, treni urbani e regionali, al contrario servirà per prendere navi e traghetti che effettuano il trasporto interregionale. Sui vari mezzi, infine, spetterà alle compagnie e alle aziende verificare la validità del Green Pass e che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle norme. Per la scuola, invece, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere e questi sono i giorni decisivi per stabilire i dettagli sull'organizzazione della ripartenza tra nuove regole e controlli. Sono esenti i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero. E sono 102 positivi al Covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. La provincia più colpita è quella di Ancona con 31 contagi, seguita da quelle di Macerata e di Pesaro Urbino. Negli ospedali ci sono 3 pazienti in più in terapia intensiva e 2 in più in quella semi-intensiva, mentre calano i degenti nei reparti non intensivi. Nell'ultima giornata non sono stati registrati decessi legati al virus. E le Marche fanno da apripista. La conferenza Stato-Regioni ha dato l'ok alla proposta dei test salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo del documento approvato nella riunione straordinaria di oggi pomeriggio è quello di ridurre la diffusione del virus e limitare isolamenti e quarantene, cercando di evitare il ritorno in DAD. Più nel dettaglio, individua le scuole sentinella che consentono una campionatura rappresentativa della popolazione scolastica e soprattutto chiede un approfondimento al Ministero della Salute per validare i test salivari molecolari ai fini del rilascio del Green Pass. E parliamo ancora di scuola perché dal Ministero è stato precisato che fino al prossimo 13 settembre gli istituti dovranno controllare il Green Pass con l'applicazione che scannerizza il codice QR. Intanto nelle Marche soltanto un terzo degli studenti ha concluso il ciclo vaccinale. In attesa della piattaforma che consentirà un controllo automatizzato dei Green Pass, le scuole potranno mettere in campo più verificatori, ciascuno delegato all'utilizzo dell'app Verifica C19. E quanto si legge nella circolare del Ministero dell'Istruzione inviata agli istituti e resa nota dalla UIL Scuola, nel documento viene aggiunto che se è opportuno e possibile potranno individuarsi ingressi diversi per evitare assembramenti del personale. Domani è il primo giorno di scuola per i docenti, per la presa di servizio gli istituti. Tutti al momento in campo ci sono i bidelli, dovranno chiedere a maestri e professori di mostrare o il passaporto verde o la certificazione di un tampone negativo, altrimenti sarà vietato l'ingresso. Per quanto riguarda i vaccini, invece, dal monitoraggio settimanale effettuato dall'Osservatorio Epidemiologico delle Marche, emerge che solo il 36,2% degli studenti dai 12 anni in su risulta completamente immunizzato contro il 33,5% della scorsa settimana. Il dato però supera il 61% se si considera i giovani under 19 che hanno ricevuto almeno la prima dose. La situazione più critica resta quella della provincia di Macerata. Il Ministero dell'Istruzione ha approvato tutti gli interventi di edilizia scolastica indicati nell'elenco inviato dalla provincia di Pesaro Urbino da finanziare con i 7.065.000 euro che verranno messi a disposizione dell'amministrazione provinciale. Tra i lavori ci sono la messa in sicurezza di una porzione di Palazzo Petrucci, sede del Polo Scolastico Tredifano, la ristrutturazione con ampliamento della palestra del Liceo Scientifico Torelli a Pergola, una nuova palestra per il Liceo Artistico di Urbino, la messa in sicurezza della palestra del Morselli, sede succursale del Liceo Mamiani di Pesaro. E a partire da domani entreranno in servizio con contratto a tempo indeterminato 7 nuove educatrici e 2 nuove insegnanti della scuola dell'infanzia destinate a rinforzare gli organici dei servizi comunali 0-6 anni. Lo fa sapere l'assessore ai servizi educativi del comune di Fano Samuele Mascarin. Le assunzioni sono attinte dalle graduatorie pubblicate dopo la conclusione dei concorsi pubblici banditi la scorsa primavera. Cambiamo argomento. Dopo 10 anni di attivismo politico nel Movimento 5 Stelle, la consigliera comunale pesarese Lisetta Sperindei lascia i pentastellati per passare al gruppo misto di minoranza. Tra i motivi del dissenso c'è anche il sì dei grillini al Green Pass. Il prossimo servizio è stato curato da Letizia Marchionni.
ho deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle e di continuare a prestare la mia opera in seno al Consiglio Comunale, passando al gruppo misto di minoranza. Difenderò il diritto alla salute insieme a comitati e associazioni. Con queste parole, scritte in una lettera, Lisetta Sperindei, 73 anni, eletta nel 2019 in Consiglio Comunale nei 5 Stelle, dopo 10 anni di intenso attivismo politico nel gruppo del Movimento Pesarese, dall'addio ai pentastellati. Tra le motivazioni che l'hanno portata a questa scelta, ha spiegato Sperindei, ci sono le inversioni di programma su temi scottanti più rilevanti che il movimento osteggiava e che ha continuato, provocano grande delusione in chi aveva creduto nel Movimento 5 Stelle delle origini, nato per difendere i diritti dei cittadini. Dal NOTAV, che è diventato SITAV, l'ha rimarcato tempo fa anche il Presidente Conte, solo perché non possiamo rinunciare ai soldi che ci vengono dall'Europa. Il TAP è già stato completato in pratica, nonostante che avessimo combattuto così tanto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto Sperindei a lasciare i pentastellati è stato proprio il sì del movimento al Green Pass. La certificazione verde, ha spiegato Sperindei, limita tantissimo le libertà fondamentali di cui il cittadino ha diritto. Tutte queste imposizioni che ci vengono fatte con l'alibi di una pandemia che in realtà è curabile, per la quale, nonostante tanti medici avessero detto che non andava bene vaccinare durante la pandemia, durante questo contagio, e invece le vaccinazioni sono state fatte, in contrasto con il benessere per i cittadini. Questo Green Pass attuato in Italia è del tutto diverso da quello che aveva concepito l'Unione Europea, che era semplicemente per facilitare la mobilità dei cittadini, lo spostamento. Qua invece è diventato uno strumento di coercizione per costringere, per indurre la gente a vaccinarsi, anche chi non è disposto a farlo. Non solo non siamo contro i vaccini, siamo contro l'obbligo, siamo per la libertà di scelta. Ognuno deve avere il diritto di scegliere. Io leggevo anche nel giornale di oggi, per esempio, no? Chi è contrario a questo vaccino non dovrebbe essere curato, non dovrebbe avere diritto alle cure, se le deve pagare da solo. Io ricordo che nel pacchetto delle sigarette c'è scritto che il fumo può uccidere, no? Eppure noi curiamo, nella nostra sanità curiamo anche le persone che si ritrovano con un tumore per colpa del troppo fumo. Allora, se la procedura è questa, anche quelle persone lì non dovrebbero essere curate. Quindi pretendere che se uno che è contrario alla vaccinazione poi si è male di Covid non si deve curare è una cosa talmente anticostituzionale e antidemocratica che è proprio penosa. È di circa 50 persone il primo contingente di profughi afghani assegnati alle Marche e seguiti dalle prefetture. Si tratta di nuclei familiari, una 30 di persone sono arrivate ieri sera a bordo di un bus della Croce Rossa e distribuite nei centri di accoglienza straordinaria delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino. Altri 20 dovrebbero arrivare domani a Fermo e Ancona. Ulteriori arrivi sono previsti nelle prossime settimane, dopo che i profughi provenienti dall'hub di Avezzano saranno stati sottoposti a quarantena e vaccinati. Sono aperti dall'1 al 30 settembre i termini per presentare la domanda per ricevere i contributi a sostegno delle famiglie previsti da una legge regionale. L'intervento, attuato da tutti i comuni dell'ambito sociale 1, è destinato ai nuclei monoparentali, numerosi o con figli minori rimasti orfani. Le famiglie in possesso dei requisiti potranno ricevere i sostegni economici per le spese abitative e per il pagamento di servizi, come il trasporto scolastico o la fornitura di gas, luce e acqua. Tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito occhioallanotizia.it. 77 anni fa Pesaro veniva liberata dall'esercito tedesco. In occasione dell'anniversario, giovedì 2 settembre, si svolgeranno le celebrazioni a presenza della senatrice a vita Liliana Segre. Appuntamento a partire dalle 17:10 al Monumento della Resistenza. Il corteo si sposterà alla chiesa di Sant'Ubaldo e arriverà in piazzale Colenuccio per la deposizione della corona e poi un momento istituzionale. Ora ci spostiamo nel comune di Serrungarina, dove torna la pedalata alla Perangelica.
sarà caratterizzata dalla scoperta dei borghi storici, dalla degustazione di prodotti tipici locali e ovviamente dalla parte sportiva, con percorsi diversi adatti ad ogni tipo di preparazione ciclistica. Fervono i preparativi a Serrungarina per la pedalata alla Pierangelica. L'iniziativa, saltata lo scorso anno a causa delle restrizioni anti-Covid, torna domenica 5 settembre. Ad organizzarla è l'associazione sportiva dilettantistica I Muli Stracchi, con il patrocinio del comune di Colli al Metauro. Ebbene sì, siamo riusciti con un po' di sacrificio, abbiamo creato questa nuova ASD, I Muli Stracchi, e pieni di entusiasmo abbiamo voluto a tutti i costi riproporre la terza edizione della pedalata alla Pierangelica. Qual è il programma? Il programma consiste nella partenza alle ore 8 di mattina, e quindi 8 di mattina tutti davanti a Piazza Serafini per dare inizio alla pedalata, che si divide su tre percorsi. Abbiamo il percorso Iro, che sono 40 km su 1600 metri di dislivello, abbiamo il percorso lungo, che sono 31 km su 1300 metri di dislivello, e il corto, un pochino diciamo per tutti, che sono 20 km e 800 metri di dislivello. Viste le norme anticontagio, ci sono delle regole specifiche da rispettare? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutti i partecipanti dovranno arrivare con la mascherina, che potranno togliere solo dopo la partenza. Dovranno mantenere le distanze, insomma, il metro di sicurezza, e anche poi al pastaparty abbiamo un piano di sicurezza, quindi 6 per tavolo, non possono essere più di 200 in piazza, quindi ci sarà chi regola le entrate e le uscite. Dunque delle gare in sicurezza tra sport, bellezze naturali e anche prodotti tipici. Sì, infatti oltre alla parte sportiva abbiamo anche tutto quello che riguarda la valorizzazione di un prodotto tipico, come appunto la Pierangelica di Serrungarina, che tutti i partecipanti potranno degustare in uno dei ristori allestiti da noi, grazie anche all'Associazione dei produttori della Pierangelica di Serrungarina. E insieme a questo, attraverso i tre percorsi, potremo ammirare degli scorci paesaggistici davvero molto interessanti, attraverso Serrungarina appunto, dalla quale partiremo, e poi Bargni e Pozzuolo. Quindi sport, enogastronomia, paesaggio, non manca nulla direi. Partito da Firenze al grido di stop alla tampon tax, questa mattina ha fatto tappa a Pesaro la carovana guidata dall'associazione Tocca a Noi, che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull'azzeramento dell'IVA sugli assorbenti. Il ciclo non è un lusso, hanno spiegato le organizzatrici, ma in Italia il 22% l'imposta prevista per i beni non di prima necessità. Una donna non può scegliere se e quando avere il ciclo, ma uno Stato può scegliere se e quando tassarlo. L'incontro è stato voluto dall'amministrazione comunale perché, hanno detto gli assessori, è una battaglia di civiltà sociale e culturale. Il punto di partenza a Pesaro sono state le farmacie comunali, dove dal 15 giugno scorso Aspes si è fatta carico del costo dell'IVA applicata a 26 prodotti. Nel cartellino i consumatori possono confrontare il prezzo iniziale e quello applicato. La campagna sarà attiva fino al 31 dicembre. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri. Buona serata.